Mario Nunes, consigliere provinciale di Abruzzo Civico, ha rassegnato le proprie dimissioni da vicepresidente della provincia di Teramo. Una scelta personale, fatta nell'ottica di rafforzare l'armonia politica all'interno della maggioranza di centrosinistra in provincia, dopo lo strascico di polemiche partite dal consigliere del PD Maurizio Verna, che rivendicava per sé la vicepresidenza. È stata una riflessione, devo dire, lunga ma non lunghissima. Non ho accettato un diktat, ma è stata una scelta di responsabilità e per chi mi conosce e conosce il gruppo da cui provengo, la responsabilità a volte comporta delle scelte controcorrente. È una scelta soprattutto in vista di un miglioramento di quello che può essere un lavoro qui in provincia, che in questi ultimi mesi veniva visto più in una lotta interna tra una parte del Partito Democratico e Abruzzo Civico, e invece non emergevano come dovevano i meriti di questa amministrazione provinciale, di un gruppo facente con a capo il presidente Renzo Di Sabatino, ma un gruppo di consiglieri, assessori, delegati che sta alacremente lavorando per il bene di questa provincia. Il futuro come sarà? Come dicevo nel comunicato, mi metto a disposizione del Presidente, a disposizione di questa maggioranza. E Abruzzo Civico in provincia come si porrà? Abruzzo Civico in maniera coerente rimarrà disponibile all'ascolto, al confronto serio, maturo, di persone che però hanno bisogno di guardarsi negli occhi e di parlare e non di fare azioni trasversali. Un clima politico avvelenato causato da una parte del Partito Democratico di Teramo, rappresentata dal consigliere Verna, che da mesi si scaglia contro l'ambiguità di Abruzzo Civico e chiede al presidente della provincia di rimuovere il suo vice Nunes. Di Sabatino, da parte sua, non si è mai piegato al diktat del suo partito. Qual è la sua valutazione sul presidente della provincia, Renzo Di Sabatino? Una valutazione assolutamente positiva di una persona che a mio avviso si è dimostrata coerente, responsabile. Ho potuto scoprire, stando lì vicino come vicepresidente, una persona molto preparata e soprattutto pronta ad entrare in maniera rapida su tutti gli argomenti e su tutte le tematiche che attraversano il mondo provinciale.